guardando appunto a quali sono stati i soggetti principali che hanno interagito con le istituzioni europee proprio nella definizione di quelle politiche, troviamo l'industria fossile in prima fila. Quindi troviamo in particolare proprio Snam sicuramente, ma anche Eni, che hanno saputo utilizzare con grande maestria tutti gli spazi della politica, ufficiale e non ufficiale, con un'azione di pressione diretta, ma anche attraverso associazioni di interesse di cui fanno parte a livello europeo e a livello italiano, per influenzare quel tipo di politica. E quindi se nel Green Deal europeo si parla di idrogeno come punto di svolta per tutta l'economia, è chiaro che poi subito dopo, quando si mettono dei soldi sul piatto, quindi quando arrivano i soldi per la ripresa dopo la pandemia, una quota importante di quei soldi sono proprio dedicati a sviluppare l'economia e il mercato dell'idrogeno. Quindi mercato dell'idrogeno, voi che magari conoscete il mercato o lo criticate da altri punti di vista da molto tempo, sapete bene che per creare un mercato e per creare una nuova commodity, che al momento non esiste perché l'idrogeno non c'è un mercato dell'idrogeno oggi né su scala regionale né su scala globale, ma il punto di partenza per iniziare a crearlo è proprio quello di costruire tutte le infrastrutture necessarie. Quindi si sta, diciamo, creando una situazione per cui quello che è stato fatto non troppi anni fa, dal 2007-2008 in poi, con il gas, quindi quello che si è fatto per creare un mercato del gas in Europa, e abbiamo visto anche come funziona questo mercato del gas, abbiamo visto benissimo proprio dal 2021-2022 in poi, e si sta ora facendo per creare un mercato dell'idrogeno. Questa cosa ha ovviamente delle implicazioni molto pratiche, cioè ci sono diversi punti di critica. Il nostro è andato a guardare appunto tutti gli aspetti legati proprio alla lobby, quindi a come l'industria fossile ha fatto pressione perché si crei questo tipo di narrazione, ma si crei anche il sistema di supporto politico e anche economico e finanziario, no? Perché tutto questo possa prendere forza. C'è chiaramente anche una critica che riguarda proprio l'efficacia di questa scelta, quindi servirà veramente questa transizione all'idrogeno a decarbonizzare, servirà a ridurre le emissioni su scala globale? No, la risposta è no, non servirà a questo. A cosa serve quindi? Serve principalmente a fare in modo che queste aziende rimangano rilevanti anche in un contesto in cui appunto si sta cercando di uscire dall'economia delle fossili. Quindi una società come Snam, che ha il suo capitale in una rete di infrastrutture di più di 40.000 chilometri che controlla in tutta Europa, è in una quota importante di depositi di gas, perché l'Italia ha, dopo la Germania, la dotazione più importante di stoccaggi per il gas dentro l'Unione Europea, e dei rigassificatori, che sono la nuova grande soluzione che stiamo vedendo negli ultimi anni. Una società che vede il suo valore proprio in questi asset, di cui ha la proprietà e il controllo, chiaramente le viene detto: guarda, però fra 10-20 anni questa cosa qua non ci serve più perché noi usciremo dall'economia delle fossili, ti dice: ok, però io sto facendo degli investimenti, peraltro coperti sempre, li sto facendo io, ma in realtà li sta facendo lo Stato che mi dà i soldi per farli, con vari meccanismi, sto facendo degli investimenti perché in realtà le mie infrastrutture non servono solo a trasportare o a stoccare gas, ma sono multimolecola. Sono multimolecola, cioè sono adatte, le sto rendendo adatte a trasportare tutto. Posso trasportare idrogeno, biogas, CO2, quello che serve io lo trasporto.
con questa operazione, che è un'operazione assolutamente di comunicazione, prima di tutto di comunicazione, Snam automaticamente dice al mercato che sarà pronta nella transizione, anzi la guida lei la transizione, perché questa è la transizione che noi vogliamo costruire. Quindi il futuro dopo il gas fossile è un futuro fatto di biogas, di idrogeno, di CO2 che Snam trasporterà. È chiaramente una società a controllo pubblico, quindi il primo a credere e a rilanciare questo tipo di comunicazione è il governo italiano, no? Che ovviamente ha fatto propria questa narrazione qua. E, insomma, la sto un po' semplificando, ma queste sono tutte cose che, insomma, se c'è interesse, trovate articoli, trovate briefing, rapporti che noi abbiamo scritto su questa materia, ma essendo una materia complessa, è importante secondo me che riusciamo ad avere una visione di cosa sta succedendo. E, quindi la principale infrastruttura che si sta. Quindi, allora, un punto, le parti a multimolecola, poi appunto abbiamo fatto una cosa molto banale, cioè siamo andati a vedere il piano investimenti di Snam per dire, vabbè, capiamo esattamente questa azienda che parla di transizione, come la pratica poi, no? Questa transizione. E la pratica di fatto con un piano investimenti che 2023-2027 aveva 10,3 miliardi di euro dedicati su 11,5, quindi praticamente tutto dedicato unicamente a nuove infrastrutture per il trasporto di gas o di gas e idrogeno, quindi adatte a trascportare delle miscele di gas e idrogeno, in cui la percentuale di idrogeno è molto bassa, perché ovviamente c'è tutta una questione legata alla sicurezza, a quanto è corrosivo trasportare l'idrogeno nella rete attuale, eccetera, eccetera. Quindi di fatto si parla di transizione, si parla di pipeline multimolecola, ma si pratica invece l'espansione del gas puro e crudo, come l'abbiamo conosciuto negli ultimi anni. E tutto questo in un contesto in cui abbiamo visto che la risposta dell'Italia alla crisi, alla famosa crisi energetica degli ultimi anni, è stata di dire: ok, non prendiamo più il gas dalla Russia, facciamo i rigassificatori, e i rigassificatori saranno la soluzione, perché sto gas così lo compriamo sul famoso mercato globale. Questo chiaramente ci espone a dei rischi impressionanti, perché abbiamo visto come il prezzo del gas può salire e scendere, influenzare il prezzo dell'energia e avere un impatto su tutta l'economia, è sotto gli occhi di tutti, eppure la strada è proprio questa, per cui siamo passati praticamente cioè dalla padella alla brace, perché Snam dice entro il 2026 il 40% del gas che verrà utilizzato in Italia sarà gas liquido, quindi sarà gas che viene trasportato via mare. Da dove viene? Principalmente dagli Stati Uniti. Siamo stati negli Stati Uniti e abbiamo detto: vabbè, cerchiamo di capire cosa sta succedendo qua, perché ovviamente magari c'è un po' un'idea che se ti dice che questo gas viene dalla Nigeria, dal Mozambico, dalla Repubblica del Congo, che sono tutti paesi, dall'Algeria, dall'Egitto, che sono tutti i paesi a cui lo compriamo il gas liquido, dici, sono governi autoritari. Non c'è nessun rispetto dei diritti umani, danni ambientali, sociali impressionanti. Andiamo a vedere gli Stati Uniti, uguale se non peggio. Cioè, abbiamo visto livelli veramente di ineguaglianza sociale, per cui la zona che abbiamo visitato sulla costa del Texas è il principale punto di esportazione del gas liquido verso l'Europa, ma anche verso il mercato globale. E nel giro di pochissimi anni, cioè parliamo veramente degli ultimi 7-8 anni, hanno costruito infrastrutture in una maniera impressionante, hanno completamente stravolto il territorio, hanno espulso comunità originarie ispaniche, di persone di colore, senza nessun rispetto per niente, per nessuno, e questa cosa è veramente assurda, perché è una grande bolla, cioè gli Stati Uniti hanno puntato tantissimo
sull'esportazione del gas, sono diventati il primo esportatore di gas per l'Unione Europea, quindi il primo partner dell'Unione Europea per appunto il gas liquido, e si stanno lasciando dietro le macerie. Siamo andati a vedere i punti dove viene estratto questo gas, uguale se non peggio, cioè livelli di inquinamento veramente impressionanti, per cui nessuna differenza veramente dal punto di vista diciamo di questa filiera del gas liquido, e quindi tante domande aperte, perché oltre ad aumentare in maniera impressionante l'impatto che proprio l'utilizzo di questa energia ha sull'ambiente, sulla vita delle persone, e noi comunque come diciamo economia italiana ma anche europea siamo sempre comunque dipendenti da una fonte energetica che viene da molto lontano e di cui noi non abbiamo nessun tipo di controllo. Quindi diciamo i fatti veri sono questi. Poi quello che ci viene raccontato o quello che si sta costruendo rispetto a questa economia dell'idrogeno riguarda tutta una serie di azioni che si sono compiute per iniziare a muovere un sacco di soldi pubblici per iniziare a costruire questo mercato del futuro, no? Che dovrebbe in una fase essere parallelo a quello del gas, quindi diciamo abbiamo un mal di testa, lo raddoppiamo, e poi ad un certo punto lo dovrebbe addirittura sostituire. E la principale infrastruttura che dovrebbe servire a importare questo idrogeno, che ovviamente noi vogliamo comprare a basso costo, per cui l'Unione Europea ha già visto quali possono essere i paesi fornitori e ha già visto che i punti da cui potremo comprare idrogeno verde a basso costo sono principalmente i paesi del Nord Africa. Quindi per collegare il centro Europa, perché il cuore diciamo di questa nuova economia dell'idrogeno è la Germania, che è il paese, l'economia che lo sta chiedendo di più e che si sta anche muovendo di più per muovere proprio tutti gli investimenti, quindi per portare dal Nord Africa alla Germania l'Italia cade perfettamente nel mezzo. E questa infrastruttura di 3.300 km si chiama Corridoio Sud dell'Idrogeno, è già stato riconosciuto come progetto di interesse comunitario, quindi l'Unione Europea ha già sancito che è pronta a dare finanziamenti pubblici e anche a permettere che i governi finanzino infrastrutture di questo tipo, ad esempio con gli aiuti di Stato, per cui si è messo mano anche alla normativa sulla concorrenza a livello europeo, pur di far accadere questo tipo di investimenti. E Snam è chiaramente il principale promotore di questo progetto, e noi diciamo geograficamente siamo nel mezzo, quindi tutta la rete italiana di trasporto del gas in questo momento è in fase di visitazione, perché Snam sta vedendo quali parti della rete di trasporto dovrà essere solamente adattata, quindi con il cosiddetto retrofitting, e quali parti invece dovranno essere costruite ex novo. E da quello che abbiamo capito da un documento tecnico che hanno pubblicato quest'estate, sembra che le parti di nuova costruzione coincidano in parte con le tratte ancora da costruire della rete adriatica, non so se ne avete sentito parlare, ma è questa seconda dorsale del gas che attraversa proprio la zona sismica tra l'Abruzzo e l'Umbria, e quindi un'idea proprio geniale. Comunque una parte di quel gasdotto lì dovrebbe essere costruito direttamente a Hydrogen Ready, quindi pronto a trasportare questa miscela di gas e idrogeno. Il resto è tutto da costruire praticamente dallo snodo di Minervio, quindi diciamo la zona di Bologna, fino al confine austriaco. E poi ovviamente manca la tratta fondamentale, cioè quella che collega la Sicilia con la Tunisia e l'Algeria. E lì
è tutto ancora da definirsi, nel senso che non è chiaro quanto, come verrà fatta anche la ripartizione dei costi di questo progetto, se la Tunisia e l'Algeria dovranno pagare per costruire questa tratta di gasdotto. Insomma, ci sono tante cose, tanti temi ancora aperti, però diciamo che il cuore della critica a questo progetto è anche legato proprio a un'impronta assolutamente neocoloniale che sta dietro a questa visione, cioè una visione che dice l'Unione Europea e la Germania dentro l'Unione Europea hanno questo bisogno, quindi i cosiddetti paesi fornitori sono proprio paesi a servizio di. E quindi la Tunisia in particolare è un paese che chiaramente è semidesertico, in parte desertico, ma si trova in questo momento al centro di pressioni fortissime, soprattutto da parte del governo tedesco, ma anche delle aziende e anche delle nostre aziende, perché viene detto alla Tunisia: voi dovete produrre l'idrogeno verde che serve all'economia europea. E quindi in Tunisia si stanno muovendo piani per produrre questo idrogeno, per installare energia rinnovabile dedicata alla produzione di idrogeno, mentre il paese dipende praticamente a oltre il 90% dal gas e da petrolio pesante che viene utilizzato per produrre energia in Tunisia, e, occupando terre che verranno tolte all'accesso di popolazioni che ci vivono, le coltivano, ci allevano gli animali, eccetera, eccetera, e soprattutto utilizzando l'acqua che in Tunisia non c'è. Quindi per produrre idrogeno servono in media 13 litri di acqua per un chilo di idrogeno, perché l'acqua deve essere purificata, quindi per arrivare a 9 litri di acqua ultrapura si parte da 13, ma se l'acqua deve essere desalinizzata si parte da 20. Quindi si costruiranno in Tunisia degli impianti di desalinizzazione per, chi sa, forse a gas, forse non so a cosa, ma comunque impianti di desalinizzazione non pensati per i bisogni della popolazione locale, ma pensati per produrre l'idrogeno che dovranno mandare in Germania. Quindi questo è chiaramente un disegno folle, e la Tunisia è un caso, ma se si va a guardare tutti gli altri paesi, sia nel Nord Africa che negli altri paesi, anche Sudafrica, la Namibia, sono altri paesi che hanno questi piani di produzione di idrogeno per venderlo sul mercato e principalmente in Europa, sono tutti costruiti nella stessa maniera, quindi non c'è come dire, uno spazio di autonomia, non c'è una possibilità per questi paesi di dire: ok, però capiamo prima cosa serve a noi, come lo costruiamo e casomai dopo vediamo come interagire con altri, perché è già partito l'assalto praticamente. Quindi questo è diciamo un quadro. A questo aggiungo, non so da quanto sto parlando, ma forse posso. Sì, ok, non so, appunto cerco di andare un po' in chiusura, diciamo. L'altra parte che è parallela a quella è quella che riguarda il CCS. Quindi qui sono Snam e Eni insieme, ma è stata molto di più Eni a spingere questa narrazione, perché l'ha messa anche nel suo piano di decarbonizzazione. Quindi l'azienda dice una quota dei miei impegni per decarbonizzare tutta la mia filiera di business la raggiungo catturando e stoccando la CO2 in maniera permanente. Hanno cercato di inserire questo progetto nel PNRR, non ci sono riusciti, quindi non sono riusciti a ottenere da lì le risorse di cui avevano bisogno, sono però riusciti finalmente a inserirlo anche qua tra i progetti di interesse comunitario. Perché? Perché hanno pensato di renderlo trasfrontaliero. Quindi iniziano adesso nel 2024, è iniziato questo progetto pilota, se andate a cercare su tutta la stampa italiana, tutta,
troverete la stessa velina ripresa da tutti i giornali, le stesse parole, nessun giornalista ha aggiunto di una riga. Quindi la stessa velina è stata ripresa da tutti, è iniziato il progetto pilota a Ravenna. Grande progetto, grande successo, l'Italia finalmente entra in questa scena che vede appunto le grandi società sviluppare questa tecnologia. Quindi è un progetto pilota che è partito senza una valutazione di impatto ambientale, perché appunto mentre l'Italia, il governo italiano stava ancora finendo di definire la normativa per gestire la cattura, lo stoccaggio, il trasporto della CO2, c'era urgenza di andare avanti e quindi sono andati avanti, hanno messo questa deroga alla legge e dice questa è la legge, cioè la normeremo così, la sicurezza, l'ambiente, tutto. Però se si inizia con un progetto pilota che prevede uno stoccaggio complessivo inferiore a 100.000 tonnellate, allora si può partire subito e in deroga a tutto, in sostanza. Quindi il progetto è partito senza valutazione di impatto ambientale, è entrato in questa lista dei progetti di interesse comunitario ed è stato definito come un progetto che, appunto, superata la fase pilota, nel 2027 dovrebbe entrare in una fase industriale e poi dovrebbe, quindi inizialmente, raccogliere la CO2 solo da un impianto controllato da Eni che sta a casa al Borsetti e trasportare per pochi chilometri questa CO2 fino a un giacimento offshore davanti a Ravenna. Quindi dovrebbe iniziare a collegarsi a tutta la rete industriale prima dell'Emilia Romagna, quindi il Ravennate, Ferrara, allargarsi al Veneto, alla Lombardia e poi iniziare a importare questa CO2 dalla Francia, dal polo industriale di Marsiglia, da Valle del Rodano, delle Tangerberg. Quindi CO2 catturata in Francia, liquefatta in Francia, messa su nave, viaggia dal Golfo di Marsiglia, torna tutta l'Italia, risale l'Adriatico, arriva a Ravenna e a Ravenna viene stoccata permanentemente. Sotto in questi giacimenti esausti di Eni, offshore in mare. Quindi l'Italia ha detto guardiamo solo i giacimenti in mare, non guardiamo quelli su terra, non facciamo lo stoccaggio negli acquiferi perché ci sono altre situazioni dove la CO2 viene stoccata negli acquiferi salini. L'Italia ha detto no, non lo facciamo, facciamo così. Quindi un'operazione che dal punto di vista economico, cioè quanto costa, quanta energia serve a fare tutta questa operazione per muovere e per liquefare e per stoccare questa CO2. Non lo sappiamo perché un costo totale ancora non c'è, però c'è una disponibilità appunto da parte dell'Unione Europea a finanziare tutti gli studi di fattibilità e tutto quello che serve a dare tutto questo. E il governo italiano a finanziare poi la costruzione materiale e a sostenerne anche la gestione. Adesso non ho troppo nel merito, ma forse l'ultima cosa che dico è che questa è una tecnologia che si sta testando da più di 50 anni in tutto il mondo, principalmente negli Stati Uniti, anche nel nord Europa, e come direbbero gli spagnoli, un fracasso totale, cioè un progetto fallimentare dopo l'altro. Tutti i progetti che sono stati pensati inizialmente solo per utilizzare la CO2 per tirare fuori il residuo di petrolio e di gas rimasto in questi giacimenti. Passata la fase pilota, quindi tirato fuori quello che c'era, quando si doveva entrare nella fase di stoccaggio permanente, progetti chiusi, uno dopo l'altro. Quindi, di fatto, è una tecnologia che ha già ricevuto tantissimi soldi da tutti i governi, perché comunque tutti ci stanno credendo, ma non ha portato risultati e si continua a seguire questa strada. Quindi,
Diciamo, c'è un tema che ovviamente anche qua riguarda i sussidi pubblici, cioè perché questa scelta di sostenere questo tipo di investimenti e non altri, se dobbiamo parlare di transizione giusta. E c'è un tema che ovviamente ha a che fare con l'efficacia, perché non c'è, diciamo, a oggi nessuno può dire che questa cosa funzionerà e nessuno può garantire che quella CO2 che verrà stoccata rimarrà lì per sempre. Cioè proprio il concetto di per sempre è un concetto che quando si parla di strutture geologiche è un po' difficile da sottoscrivere. E quindi c'è un tema anche legato ai rischi, perché gli incidenti ci sono stati, sono numerosi, e non c'è una modalità, diciamo, non c'è un modello che funziona in tutti i casi. Ogni giacimento ha una sua peculiarità e quindi è la classica tecnologia che deve essere studiata caso per caso, caso per caso, e non c'è una modalità unica che funziona ovunque. Quindi questo è lo scenario in cui noi stiamo entrando, che stiamo pagando con i nostri soldi e che ci viene descritto come la grande soluzione dalle aziende. E le aziende devono proteggere il loro interesse, quindi è chiaro che, come dire, ci provano. Il problema è che la politica, ma anche il mondo della ricerca, che viene finanziato anche da queste aziende, sta sostenendo questa linea. Quindi parlare di transizione in questi termini vuol dire non parlare di transizione e continuare ad andare dritto per dritto in una, come dire, dentro un modello che è strutturalmente sbagliato, strutturalmente dipendente dalle fossili, che non sta uscendo in nessuna maniera da questa dinamica, da questa struttura, e quindi ci lascia con tantissimi interrogativi, diciamo. Quindi come quadro, scusate se non è proprio roseo, però penso che sia abbastanza completo e non so se si sia Forse dipende dalla posizione. Adesso un attimo, prima di passare a Beatrice, volevo dire, parte una battuta, tipo, cioè usare tutta questa energia sporca per creare un mondo di energia pulita fa pensare al barone di Münchhausen che si tirava da solo fuori dal fosso, pensava di tirarsi fuori prendendosi prima la colottola. Io volevo soltanto, non voglio entrare adesso nei commenti perché poi faranno le domande, volevo soltanto dire perché non si produce l'idrogeno qua e bisogna importarlo dall'Africa. Credo per motivi di spazio, per lo fisico, credo che sia così. Casomai lo vuoi aggiungere adesso? Sì, i motivi sono diversi. C'è un motivo sicuramente legato allo spazio fisico, perché appunto uno studio che ha fatto per noi un professore dell'Università di Bologna, un ricercatore dell'Università di Bologna, e che poi noi abbiamo, diciamo, elaborato, spiega che in Italia non ci sarebbe lo spazio fisico per raggiungere gli obiettivi di produzione che sono messi nella strategia, nelle linee guida per una strategia sull'idrogeno italiano, perché ancora non c'è una strategia vera e propria. E c'è però anche un problema di costi, perché costerebbe troppo, quindi l'idrogeno che verrebbe prodotto qua sarebbe molto caro. E quindi, facendo un calcolo complessivo, la stessa Unione Europea ha detto: vogliamo arrivare a un obiettivo di 20 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030, di cui la metà, quindi 10 milioni, li importeremo da altri paesi. E quindi l'Italia si è immediatamente posizionata per dire: questo
questo è il canale principale. E infatti questo corridoio con la Tunisia, con tutti i sé del caso, cioè se l'idrogeno verrà prodotto, se faranno l'infrastruttura, non si sa quanto costerà, eccetera, comunque potrebbe contribuire per un 40% all'obiettivo europeo. Giusto per buttare là un'altra cosa, visto che stamattina avete parlato di guerra, uno degli altri fornitori che hanno messo subito nella lista è l'Ucraina, perché lì invece lo vorrebbero produrre utilizzando addirittura l'energia nucleare. E non è un caso. Vabbè. Adesso la parola a Beatrice Negro. Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie dell'intervento precedente, adesso sono un po' emozionata a parlare subito dopo. Diciamo che io mi volevo un po' parlarvi delle politiche che ci sono riguardo al cambiamento di questo paradigma del fossile. Quello che si diceva prima sulle pressioni, sulle politiche, non è solo una questione di lobby e politiche disegnate insieme alle aziende del fossile. E quindi non c'è solo una questione di potere, c'è una questione che è grande e importante, è una questione anche del fatto che il fossile è completamente inserito nel modo di vivere, essere, produrre del capitalismo. Ci sono degli studiosi che parlano di capitalismo fossile, sono Malmer, diciamo una versione più edulcorata di questo, dell'economia, quando si parla di carbon lock-in, cioè di un lock-in del sistema, infatti del fatto che il sistema è bloccato in una in varie relazioni tecnologiche, sociali, istituzionali che sono fondate sull'esistenza della fonte energetica basata sul fossile. Ci sono alcuni studiosi che dicono, sapete, si dice, si parla del fatto che siamo nell'era dell'antropocene, cioè che i cambiamenti dell'azione dell'uomo nel mondo sono così forti che siamo entrati in una nuova era geologica, cioè stiamo cambiando il funzionamento naturale del sistema mondo con l'avvento proprio dell'uomo nel mondo, e quindi si parla di antropocene. Ci sono alcuni studiosi che dicono no, non si tratta dell'uomo che abita il mondo, si tratta del capitalismo che sfrutta il mondo e che, diciamo, gli studiosi marziani parlano della frattura metabolica tra umanità e il resto della natura. Quindi ci sono questi studiosi che dicono, tra cui Moore, che è un sociologo insomma molto importante, che divulga molto questi temi, parla di capitalocene, quindi non si tratta dell'era dell'uomo nella natura, ma si tratta proprio dell'azione di un sistema di sfruttamento del capitale da parte della natura. E c'è questa proposta carina di un collettivo che ha scritto un piccolo libricino che si chiama La tragedia della lavoratrice, che propone un proletarocene, un po' difficile da dire, cioè una nuova era del proletariato. Quindi un'era in cui diciamo, l'ambientalismo forte di una lotta di classe vuole cambiare in qualche modo l'ordine delle cose nel mondo. Però non è proprio così, i profitti delle oil and gas sono aumentati esponenzialmente dopo la guerra in Ucraina, perché è aumentato il prezzo del petrolio e del gas, e diciamo questi profitti sono, cioè, l'aumento del prezzo del petrolio e del gas è andato semplicemente ad aumentare e ad ingrandire le tasche di quelle che sono le aziende più grandi e potenti del mondo, quelle dell'oil and gas, e appunto questo aumento dei prezzi è andato a finire nelle loro tasche a discapito dei cittadini, diciamo le classi più colpite sia dall'aumento dei prezzi sia dall'aumento dei disastri e delle conseguenze del cambiamento climatico, sono sempre le classi più povere, sono le fasce della popolazione che non godono del potere economico per contrastare il cambiamento climatico. Quindi diciamo che delle politiche volte al contrasto del cambiamento, della crisi climatica, volte alla mitigazione, che sono aumento dei prezzi,
dei prodotti che utilizzano le fonti fossili e che sono in posizione di fonti energetiche, in posizione di infrastrutture, non sono delle politiche per una transizione cosiddetta giusta, perché la transizione non è soltanto una questione di decarbonizzare il sistema economico produttivo, è anche questione di decarbonizzare e decolonizzare il sistema di relazioni sociali e di potere, ed è di appunto c'è questo studioso spagnolo che parla di ambientalismo dei poveri, cioè è importante che le politiche di transizione servano a scardinare i paradigmi di potere e di relazione all'interno della struttura non solo economica ma anche sociale. E quindi questo Martínez Zayer, un grande nome dell'ambientalismo e dei conflitti climatici, parla appunto di environmentalismo fatto di cuore, cioè è importante che l'ambientalismo sia dei poveri e non dei ricchi, anche perché i ricchi sono i responsabili della maggior parte delle emissioni, e quindi noi possiamo cambiare ben poco con le nostre piccole pratiche, ma sono quelle grandi politiche che cambiano, che possono influenzare le relazioni di potere all'interno della società. Quali politiche? Si è parlato prima delle politiche europee dell'idrogeno. Le politiche europee dell'idrogeno stanno facendo qualcosa che non solo stanno puntando su, insomma, come ci ha descritto Elena, su delle fonti pienamente sostenibili, ma stanno addirittura creando, anche fuori da narrazioni, delle infrastrutture a idrogeno sulla raffinazione, cioè quello che sta facendo l'Unione Europea, soprattutto quello che vi ha descritto prima Elena, è ad oggi l'idrogeno si produce solo praticamente esclusivamente dal gas e dal carbone. E quello che stanno facendo è costruire delle strutture che producano idrogeno verde per la raffinazione pulita. Quindi questo è il paradosso, uno dei paradossi più espliciti di queste politiche, che sono, c'è la Commissione Europea insieme a Shell che sta finanziando questo Refine Project, cioè stanno costruendo uno dei più grandi elettrolizzatori al mondo, di tecnologia PEM, in Germania, per decarbonizzare la produzione, la raffinazione degli idrocarburi, quindi per ridurre le emissioni della catena del valore degli idrocarburi, del fossile. Per cui questo, diciamo, volevo portarlo come esempio del paradosso più estremo delle politiche della transizione. Non basta dire che perde, non basta dire che è decarbonizzato perché ci sia veramente una politica della transizione. Quindi da un lato c'è questa appunto questa questo greenwashing, spingere su decarbonizzare, anche se si sta decarbonizzando la fonte stessa della carbonizzazione, quindi insomma questo è un paradosso estremo, e dall'altro poi c'è invece l'imposizione di politiche verdi, che sono da un lato l'aumento dei prezzi dei prodotti a alto impatto ambientale, o l'aumento dei prodotti della benzina, per esempio, no? Ci ricordiamo del fenomeno dei gilet gialli in Francia. Cosa succede se si aumenta il prezzo della benzina? Succede che si stanno aumentando le disuguaglianze, succede che chi se lo può permettere continuerà a consumare tutta la benzina che può consumare, e mentre chi non se lo può permettere, chi è costretto anche a utilizzare l'automobile per andare a lavorare, ne risente tantissimo nella propria qualità della vita, perché non può più permettersi di andare a lavorare veramente. Quindi diciamo che delle politiche di questo tipo, che non tengono in considerazione quelli che sono gli equilibri di classe all'interno della società, non sono politiche della transizione per una transizione giusta, sono politiche che promuovono dei prodotti decarbonizzati, che poi non sappiamo neanche tanto quanto sono. Vediamo l'idrogeno, vediamo le auto elettriche producono un bene di lusso, diciamo, perché un'auto elettrica, specialmente un'auto elettrica europea, costa molto di più di un'auto elettrica normale, quando le batterie a litio sono una bomba ecologica estrema. La batteria ha un ciclo di vita molto breve, ma soprattutto non emette, è vero, CO2 nel momento in cui viene utilizzata, ma l'acqua, l'impatto ambientale e anche di CO2 del ciclo di vita dell'intero prodotto è quasi maggiore di una
un'auto a diesel con un motore a licenza. Quindi, diciamo, quando sentiamo appunto le politiche verdi, ricordiamoci di quali sono le politiche verdi che vogliamo e chi sono le fasce della popolazione colpite da queste politiche. Ci sono delle critiche, sentiamo parlare di Green Deal. Il Green Deal non è una cosa negativa di per sé, non sto dicendo questo. Il Green Deal cos'è? Sono delle politiche di investimento per aumentare sia la, diciamo, la ricerca e la produzione di nuove tecnologie che possano servire a scopi di decarbonizzazione, sia però, diciamo, che è importante che venga questa transizione venga governata, cioè non è solo importante trovare nuove soluzioni tecnologiche che possano appunto decarbonizzare il sistema produttivo, ma è importante anche che i settori colpiti da queste politiche, sia strutturali, sia appunto climatiche, come risposta alla crisi climatica, è importante che tengano conto appunto delle implicazioni sociali di queste politiche. Quindi è importante che i lavoratori che prima erano nel settore automobilistico, che è in crisi anche per problemi strutturali, vengano, diciamo, riqualificati e ricollocati in altre produzioni utili. Tuttavia questo discorso non deve essere un discorso, come si dice, top down, cioè non deve venire dall'alto, non deve essere l'identificazione, ma deve essere, diciamo, ci deve essere un intervento strutturale che riguardi tutte le fasce della popolazione, che riguardi, non è che si possono spostare le persone a seconda di dove si vogliono costruire delle industrie per la decarbonizzazione, non è che si possono appunto imporre, perché abbiamo visto in Sardegna le proteste contro l'installazione di un impianto eolico, lì si vede come delle politiche di imposizione non siano delle politiche giuste. Scusate, mi sono persa un po' sulla parte della lavoratori, ma diciamo nelle politiche del Green New Deal c'è, cioè, appunto l'investimento per le nuove tecnologie, ma c'è bisogna governare le ripercussioni di questa transizione, quindi bisogna appunto ricollocare i lavoratori in aziende e in produzioni utili. Questo, per esempio, è un caso, noi abbiamo, insieme ad altre ricercatrici e ricercatori, abbiamo pubblicato il report che è stato pubblicato su Bilanciamoci, anche su Trends for Future Italia in primavera, sulla creazione di lavoro pubblico attraverso l'investimento di appunto soldi pubblici nella produzione di autobus in Italia. Abbiamo visto nell'autobus un simbolo di quella che può essere la transizione giusta che noi vogliamo, cioè non una delle politiche di transizione che vedono la sostituzione di prodotti, quindi dall'auto a diesel, a prodotti più comunque che impattano molto sull'ambiente e che impattano anche sulle disparità sociali, quindi la sostituzione dell'auto dal motore a combustione al motore elettrico, ma appunto quindi un investimento nel trasporto pubblico che possa garantire un accesso più equo al trasporto, possa decarbonizzare non solo appunto la produzione, non solo l'utilizzo del prodotto, ma che possa anche dare nuova spinta all'occupazione in Italia. Abbiamo visto un introito di oltre 2.000 lavoratori nella filiera di produzione e di erogazione dei servizi dell'auto, soltanto con l'aumento di 1.000 autobus all'anno. Ovviamente l'esercizio quantitativo può essere migliorato, tuttavia è simbolico vedere come oggi l'industria italiana autobus, che è il maggiore produttore di autobus in Italia, è in crisi non solo per problemi strutturali, cioè si producono sempre meno auto a motore elettrico, ma è in crisi anche per problemi politici. L'industria italiana autobus è un'azienda che è stata rilevata dal marco nel 2015, e Leonardo ha semplicemente deciso di disinvestire dalle sue produzioni a uso civile e investire di più a quelle più remunerative a scopo militare. Quindi, nel momento in cui l'industria italiana ha avuto anni di cattiva gestione, adesso è in crisi, ci sono stati vari scioperi, c'è cioè questo compratore esterno, Seri, che pare sia, anzi, in realtà sono una famiglia campana, che pare sia questa azienda che sta rilevando l'industria italiana autobus, pare sia una sorta di predatrice di aziende in crisi che compra a prezzo stracciato e rivende
nelle gambe degli asset sostanzialmente, quindi facendo più della produzione, impoverendo il territorio. E questo è un caso in cui anche conoscerete, immagino, tutti le lotte di GKN. La fabbrica di Segnasso di Firenze ha visto come, appunto, sì, c'è un'industria in crisi, che è quella della componentistica dell'auto, ma si può riqualificare, le risorse pubbliche si possono riorganizzare e riorientare verso produzioni più utili alla società. Non solo questo, quello che vorrei anche aggiungere qui è quindi si possono creare condizioni di lavoro, posti di lavoro per produzione non inquinanti, ma c'è un problema anche quantitativo, cioè se noi produciamo tutto come stiamo producendo, cambiando soltanto alcuni prodotti da inquinanti a verdi, diciamo che non stiamo cambiando il sistema, non stiamo cambiando come funzionano le cose, stiamo riproducendo gli stessi identici meccanismi, perché nel momento in cui si produce un pannello solare, nel momento in cui si produce una batteria a litio, si stanno di nuovo creando dinamiche estrattiviste e coloniali riguardo alle materie prime, che sono molto simili a quelle dell'utilizzo del fossile. Quindi, cosa bisogna fare? È tutto dannoso quello che si sta producendo? No. Bisogna ripensare sia il lavoro sia la produzione. Bisognerebbe innanzitutto produrre meno, produrre quello che è utile, abbandonare l'obsolescenza programmata, come si chiama, cioè non creare una tecnologia che diventa obsoleta dopo poco tempo, creare un ciclo di utilizzo dei materiali, creare quindi una produzione diversa che cambi il paradigma, non sulla produzione eccessiva. E se questo comporta una riduzione dei costi di lavoro, occorre ripensare anche lì il modo in cui vogliamo creare occupazione, quindi non lavori inutili, non lavori dannosi, ma un ripensamento del sistema economico tutto, quindi lavorando meno ore a parità di salario, valorizzando il lavoro di cura, valorizzando il lavoro creativo. Quindi non è che non c'è il lavoro c'è e non si tratta solo di lavori verdi, cioè di lavori che sono stati la creazione di posti di lavoro dati da investimenti verdi. Si può benissimo avere non solo questo, ma anche la valorizzazione del lavoro di cura e di altri lavori di un'economia più dematerializzata. Cos'altro volevo? Ah sì, quindi riguardo alle politiche, le politiche del Green New Deal sono state tacciate di ecomodernizzazione, cioè delle politiche che vogliono spingere sull'introduzione di nuove tecnologie, ma che poi ricalcano, alcuni studiosi hanno definito le politiche della transizione come una rivoluzione passiva in termini rilanciali, cioè degli investimenti che portano miglioramenti tecnologici, ma degli investimenti che sono probabilmente rivolti agli stessi attori, come si diceva prima dell'idrogeno, agli stessi attori che hanno governato fino a quel momento, quindi senza agli stessi attori che sono autori di questa crisi climatica. Esatto, senza ricambio, un po' il gatto pardo, no? Bisogna cambiare senza che nulla cambi. Ecco, queste politiche stanno facendo questo, stanno facendo in modo che appunto non si mette in discussione quella che è la struttura di potere all'interno della società, e non è per fare la radicale, ma se non si cambia la struttura di potere all'interno della società ci sono gli stessi identici problemi con i prodotti verdi, e quindi sono sempre queste pratiche coloniali, estrattive legate a fonti di energia alternativa. Cosa possiamo fare? Oltre che appunto delle piccole politiche come per la mobilità pubblica e per la ricollocazione dei posti di lavoro, possiamo creare nuovi immaginari, cioè possiamo pensare che davvero possiamo uscire da questo sistema di non solo appunto energia, ma di produzione, di consumo insostenibile. Quindi ci sono vari immaginari, alcuni dati dalle politiche fasciste, alcuni dati, non so se è presente, l'economia della Zambella, che vede uno stile di vita all'interno di quelli che sono i limiti ecologici del sistema. Quindi per me è tutto. Grazie.
adesso se qualcuno vuole intervenire, deve venire qua. Marco Bersani. Sì, allora intanto grazie alle due relazioni perché hanno chiarito, secondo me, qual è il punto vero, e cioè che la partita non è tanto, che diamo per scontata, energie rinnovabili sì, energie fossili no, perché quella partita la gioca anche la mafia, cioè la mafia non ha nessun problema, prima gestiva le centrali a carbone, le centrali, diciamo, l'energia fossile, e adesso tranquillamente gestisce il fotovoltaico, l'eolico. Il problema è cambiare il modello energetico, cioè chi decide di quanta energia abbiamo bisogno? Chi decide come la produciamo e dove la produciamo? Perché questa è la partita vera. Perché se invece rimaniamo sulla questione tecnologica, è ovvio che dobbiamo abbandonare le energie fossili, ma il modello energetico rimane identico a se stesso, cioè qualcuno possiede l'energia e tutti noi la dobbiamo comprare. E questo comporta tutte le cose che ci hanno raccontato Elena e Beatrice. Cioè la vera partita non è tanto di tipo tecnologico, ma è l'energia è una merce o un bene comune? Cioè un bene economico o un bene comune? Se è un bene comune, dobbiamo decidere collettivamente di quanta energia c'è bisogno. Perché in Sardegna si oppongono ai miei impianti eolici? Perché sono retrogradi? No, perché la progettazione che c'è in mente in Sardegna sugli impianti eolici è una progettazione fatta per, tra virgolette, l'esportazione, scusatemi il termine perché comunque in Italia lo stesso, non è che la Sardegna è uno stato autonomo, per l'esportazione di energia, cioè si utilizza il territorio della Sardegna non per produrre l'energia che serve alla Sardegna, ma per mettere in piedi un progetto, diciamo, di business multinazionale per cui si usa la Sardegna per poi trasportare l'energia prodotta. In provincia di Modena hanno in mente quello che adesso va di moda, l'agrivoltaico, che non è più, cioè fanno i raffinati, no? Prima si mettevano i pannelli sui terreni, adesso li mettono a un'altezza di un paio di metri, dicono così sotto continua l'agricoltura e sopra comincia l'energia. Ma in provincia di Modena hanno in mente un territorio da dedicare all'agrivoltaico grande come 95 campi di calcio. Ora, è accettabile una cosa di questo genere? Cioè che un territorio venga coperto da pannelli solari che palesemente non servono a quel territorio, servono per un progetto poi di redistribuzione dell'energia prodotta in termini di grandi impianti, grandi opere di trasferimento, eccetera, eccetera. Allora, il problema vero, secondo me, è un problema di democrazia dal basso. Quanta energia ha bisogno il territorio di Modena? Lo devono decidere le comunità territoriali di Modena e devono decidere come lo producono, ovviamente, non utilizzando il fossile, ma utilizzando le energie alternative. Ma quanto, come, eccetera, non può essere deciso dal mercato, perché altrimenti il mercato continua a dire che il fabbisogno di energia è sempre più in atto, sempre più infinito, per cui tutto il fossile possibile finché ce n'è, tutta la geotermia e poi tutto l'eolico e tutto il fotovoltaico possibile e immaginabile, perché il mondo avrà sempre bisogno di sempre più energia. E su questo ci cascano, lo dico con rispetto per chi è attivista in quelle associazioni, ci cascano il WWF e ci cascano il Legambiente, cioè le grandi associazioni storiche che fanno solo la partita del non fossile, sì rinnovabile. E quindi se poi dobbiamo fare
il deserto del Sahara pieno di pannelli fotovoltaici per poi trasportare quell'energia lì in Germania, va bene perché è importante che non scaviamo nuove miniere. Ma non funziona così, cioè secondo me la partita è a un altro livello. Cos'è l'energia? Un bene comune o un bene economico? Due, di quanta energia abbiamo bisogno lo decidiamo tutti insieme, perché siamo già in sovrapproduzione di energia. Si tratta semplicemente di dire collettivamente di quanta energia davvero abbiamo bisogno. Ottimo inquadramento. Prego. Posso andare un po', cosa. In realtà c'è anche il problema della speculazione, nel senso che siccome, come diceva Marco, c'è sovrapproduzione di energia, tutti questi progetti che già sono intasati per entrare nel GSE, nella rete nazionale, tutti questi progetti vengono installati, le aziende che li installano prendono i soldi al GSE perché li hanno installati, ma non possono entrare nella rete, perché la rete per le rinnovabili è già satura. Quindi, siccome noi già sappiamo che nel centro-sud Italia la rete è già satura per le rinnovabili, si butta già a terra energia rinnovabile prodotta, aggiungendo ulteriori progetti rinnovabili, semplicemente ne arricchiamo solo le aziende che li promuovono, ma non abbiamo più rinnovabili da mettere nella rete, perché in tutti questi anni nessuno ha chiesto a Terna di fare una riforma totale del sistema di distribuzione elettrica, e dunque quel sistema che è stato creato per le centrali nucleari prima e per le centrali a carbone dopo non è adatto a gestire invece le rinnovabili. Quindi anche nella migliore delle ipotesi il sistema non è adeguato e questi progetti già di per sé sono speculazione. Grazie. Altri? Due paroline sulle chat, cosa ci dite? Per cui fare energetiche rinnovabili. No, dico al microfono. Chiedevo cosa ci raccontano sulle comunità energetiche rinnovabili. Sì, inizio da quest'ultimo punto. Le comunità energetiche rinnovabili adesso, di recente, insomma, negli ultimi mesi è stata messa in atto la normativa delle CES. Ci tengo a precisare che ci sono comunità energetiche rinnovabili e comunità energetiche, le CES, cioè ci sono le CER e le CER, CES, la rinoscio, scusate, non si capisce bene, ma ci sono appunto anche delle comunità energetiche rinnovabili con scopi sociali, e che quindi ci sono, penso sia già stata avviata una comunità energetica rinnovabile nella una periferia di Napoli, cose del genere, ce ne sono un po' in tutta Italia che hanno anche scopi sociali, cioè scopi redistributivi, per cui c'è un investimento, magari pubblico, magari in un'associazione, che porta poi quello che si diceva prima, un po' per migliorare la povertà energetica di alcune comunità che non ci possono permettere di pagare veramente le bollette. Quindi se io ho i cari del gas, scusate, non ho informazioni più precise, dovrò cercarle, però appunto ci sono le comunità energetiche rinnovabili e sociali. Questa è una buonissima, una buona proposta. Il problema è che c'è un limite sulla produzione di energia, per cui si arriva a produrre troppa poca energia per quello che potrebbe essere un fabbisogno di una comunità. Seconda cosa, spesso queste comunità energetiche sono gestite da Eni o da Enel Green Power, insomma sono gestite dagli stessi fornitori elettrici che poi hanno tutto l'interesse a riappropriarsi del consumo energetico. Quindi diciamo che se fatte bene queste comunità energetiche, ci sono anche cooperative tipo le nostre che gestiscono la rete elettrica senza speculazioni, possono anche portare benefici sociali, non solo ambientali. D'altro canto bisogna sempre stare attenti a come sono fatte le leggi e chi ne trae il beneficio. Quindi insomma
è importante sempre stare attenti a questo. Riguardo a quello che si diceva prima sulla diciamo, democratizzazione dell'uso, della decisione dell'uso energetico, ci sono delle, delle visioni che vedono, che riguardo anche l'idrogeno, che vedono come appunto l'idrogeno sia stato identificato come nuova fonte energetica perché permette di stoccare l'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili e trasportarla. Queste visioni qui vedono nella centralizzazione della produzione elettrica, quindi nel controllo della produzione elettrica, una dinamica di potere di nuovo, per cui è importante arrivare ad una produzione centralizzata dell'energia per controllare appunto la produzione dell'energia e chi ne potrà il beneficio. Abbiamo visto l'importanza geopolitica del controllo delle fonti energetiche. Mentre invece una diffusione delle energie rinnovabili porterebbe una decentralizzazione delle fonti di produzione e quindi più autonomia, più appunto possibilità per le comunità di autoregolarsi, di autogestirsi. Riguardo questo, un piccolo aneddoto chiudo. La sede elettrica è stata inventata alla fine dell'Ottocento da Edison, non certo un compagno, un grande imprenditore statunitense, Thomas Edison. Ha inventato la sede elettrica per dimostrare la pericolosità della corrente alternata, credo, che è quella che siamo oggi. Perché a quell'epoca c'era una battaglia per le infrastrutture, cioè c'era, non ricordo quale delle due, perdonatemi, cioè c'era la trasmissione elettrica a corrente continua e a corrente alternata. In quegli anni lì si stava decidendo se quella alternata fosse meglio di quella continua, o viceversa, non ricordo. E, fatto sta che questa nuova fonte, quella che usiamo ancora adesso, questo nuovo metodo di distribuzione dell'elettricità ha preso il sopravvento, diciamo, ha sovrastato l'infrastruttura che già esisteva, che era quella corrente alternata, perché era, nonostante fosse meno efficiente e più pericolosa, appunto la sede elettrica, era più adatta al trasporto per lunghe distanze della corrente elettrica e quindi più adatta ad una produzione centralizzata dell'energia. Quindi questo è storia, non è complotto, non è niente di speculazione. Grazie. Credo che sia alternata adesso, quella che sarà sconfitta la continua. Sì, volevo aggiungere una cosa, cioè diciamo rispetto all'elemento di democrazia, no? E chiaramente il potenziale di comunità che si auto-organizzano sui territori, che decidono di produrre l'energia che solamente serve a loro e di definire anche le regole con cui questa energia viene prodotta, viene utilizzata, viene casomai scambiata con la rete, è un potenziale enorme. Quindi al netto della normativa che c'è, cioè la normativa è uno strumento, perimetra delle possibilità, però poi chiaramente sta alle persone utilizzare la normativa per fare quello che realmente vogliono fare. Quindi il caso che citava Beatrice di come le grandi aziende stanno iniziando a utilizzare per prima lo strumento delle comunità energetiche è esemplare del contesto che stiamo vivendo, perché ad esempio una Enel Green Power che promuove le sue comunità energetiche è una società che in qualche modo riprende il controllo di quello strumento, cioè ti dice la comunità la faccio io, ti do la possibilità di farne parte, dopodiché le regole le decido io, i benefici li prendo io e tu sei uno dei fortunati che può far parte di questa comunità senza doverti spaccare la testa a capire che regole, come costruirla, eccetera. Quindi è un prodotto che viene fornito già pronto. Cosa cambia? Niente. Non cambia assolutamente niente, perché la stessa Enel Green Power è quella che promuove i grandi impianti di produzione di energia,
è quella che vuole produrre energia nel centro-sud Italia per venderla al nord Europa, ed è quella che sta dietro il mantenimento di questo stesso modello, quindi sostituire il carbone con le rinnovabili, ma mantenere un modello centralizzato che controlla Enel e che permette a Enel di fare profitto. E la differenza è enorme se invece la decisione, cioè la scelta di costituire queste comunità viene dal basso, cioè un gruppo di persone che vive sul territorio più o meno contiguo decide di creare una comunità energetica e quindi si mette in discussione. Abbiamo un percorso che è un percorso anche orientato a capire quanta energia si utilizza insieme, perché cosa, quanta energia bisognerebbe produrre, come ottimizzare l'utilizzo dell'energia, quindi come utilizzarne di meno, come migliorare il proprio modo di vivere, come creare degli strumenti che possono essere appunto di sostegno agli elementi più, chiamiamo, vulnerabili di questa piccola comunità. Quindi, come dire, è tutto già lì. Quindi quello che manca è che le persone decidano di mettersi in gioco e di iniziare a costruire questi percorsi. E il potenziale è chiaramente enorme, perché se una Enel si prende la briga oggi di creare delle comunità energetiche, lo fa perché chiaramente si vuole riprendere il controllo di quel tipo di strumento, perché lo sanno benissimo che se le persone iniziano ad auto-organizzarsi, iniziano a riprendersi quello spazio decisionale che riguarda la materia energia, per loro è un grande problema, perché come dire, non è che ci si può immaginare, quando si immagina appunto la contrapposizione, no? Tra comunità energetiche o grandi impianti di energia rinnovabile, è una contrapposizione sbagliata, perché se il modello rimane quello del mercato, chiunque ti dirà, ma le comunità energetiche non bastano, le comunità energetiche non bastano, sono, sì, è una bella iniziativa, sì, ma non bastano, non bastano, non bastano a chi? A cosa non bastano? Il punto è proprio iniziare a ribaltare completamente la questione e a riprendersi quello spazio decisionale che adesso non abbiamo, perché la materia energetica è una materia a cui tutte e tutti noi abbiamo delegato da sempre. È complicato, è difficile, ma no, ma la rete, ma come funziona? Abbiamo visto i problemi che effettivamente ci sono, come diceva Pippo prima, perché è vero, se il modello rimane controllato e gestito in una maniera che mette davanti l'energia prodotta negli impianti centralizzati e dietro tutto il resto, allora ci troviamo in una situazione in cui le centrali termoelettriche vanno e l'energia prodotta dalle rinnovabili viene buttata fuori dalla rete, cioè quindi viene prodotta e non entra nella rete, viene o si usa direttamente o si spreca. Questa cosa qua, chiaramente, se si iniziano a creare dei sistemi per cui l'energia stessa viene prodotta e utilizzata all'interno della stessa comunità, quella comunità interagisce con la rete solo nei momenti in cui o ha bisogno di più energia o ne ha troppe e la deve vendere. Quindi si riducono le interazioni con la rete e si cerca di ottimizzare l'utilizzo e la produzione interno alla comunità, perché la comunità è un allaccio. Quindi quella è l'unica interazione che c'è. Non è una cosa difficile, cioè nel senso è una cosa che si può fare, però ci chiede di metterci in gioco, perché significa discutere, ragionare, organizzarsi con altre persone. E purtroppo la spinta nella società, insomma, in cui viviamo tutte e tutti, è ognuno per sé. Non voglio avere a che fare con altri, non voglio dover brigare, non voglio dovermi stare lì a litigare con quello che fa la lavatrice di notte, dovrebbe fare di giorno, no? Invece
alla fine le questioni sono proprio queste. Quindi, come dire, riprendersi sto spazio vuol dire anche riprendersi una responsabilità che non è da poco. E secondo me un po' questa è la sfida, cioè è proprio una sfida rivolta a noi tutte a chiederci quando siamo disposti a metterci in gioco su questa materia. Il risultato sarebbe enorme, perché c'è chi appunto non parla di modello decentralizzato ma di modello distribuito, perché si parla veramente di una produzione distribuita dell'energia che potrebbe da sola iniziare a portare poi a una forzata riorganizzazione della rete, che ad un certo punto la rete poi, se queste esperienze iniziano a crescere, sono tante e sono auto-organizzate e sono solide, come dire, anche dal punto di vista delle relazioni e dei progetti, per forza di cose poi si diventa massa critica e si forza una riorganizzazione della rete. Ma questo probabilmente è la sfida più grande per tutte e per tutti noi. Prego, Roberto. Ah. Io volevo aggiungere un paio di riflessioni che forse sono scontate e implicite in quanto è stato detto soprattutto da Marco. Intanto si parlava di batterie per le auto elettriche. Ora è quello che ha detto, cioè l'energia e i costi che servono. Sì. Dicevo, quello che è stato detto sui costi e le difficoltà per l'uso delle batterie elettriche, delle batterie per le auto elettriche, è vero oggi. Però questo dipende anche dal fatto che non c'è una ricerca pubblica, perché ci sono già ricerche private, ora non mi ricordo chi sono, che hanno individuato la costruzione di batterie per auto elettriche provenienti dalle alghe. Ci vorrà qualche anno, ci vorrà, non so, tanto. Se ci fosse una ricerca pubblica, tutto questo sarebbe molto molto avanti. Quindi questo, diciamo, è un fatto, perché le ricerche poi la maggior parte vengono finanziate dalle multinazionali con gli obiettivi che hanno loro. L'altra cosa rispetto all'eolico, c'è anche una, secondo me, brutta opposizione che ha senso e valore se si parla di un eolico messo appunto dalle multinazionali e da chi le segue per ettari e ettari e ettari, con decine, forse centinaia di palme eoliche che sono alte da 140 a 160 metri. Questo credo che sia abbastanza brutto e una modificazione troppo forte anche per l'ambiente. Se però un comunello piccolo, perché il comune di sotto 10.000 abitanti in Italia, ora non mi ricordo la percentuale, ma raccolgono una percentuale di abitanti molto molto elevata. Nessuno ci pensa perché le cose si fanno nelle grandi città e il modello che hanno davanti quelli che ragionano è questa delle grandi città e che anche questo è un limite. Se questi comuni, a spese loro e dei cittadini, mettono una palla eolica, due palle eoliche, io credo che questi sarebbero bei monumenti a una intelligenza dell'oggi e quindi un risultato. Ovviamente questo si lega al discorso delle comunità energetiche, che sono estremamente più facili da realizzare. Il procedimento è complesso, difficoltoso e lungo, ma sono più facili da realizzare in luoghi piccoli, dove una socialità in qualche modo è ancora un po' presente.
La società cooperativa È Nostra, che nasce come costa di Banca Etica, ha già realizzato delle comunità energetiche. Una a Gubbio e un'altra, se non mi ricordo male, invece in una periferia romana, a capofila una parrocchia, un'associazione cattolica, non mi ricordo, mi sembra una cosa così. Hanno messo del tempo, però hanno dato dei risultati enormi. E quindi è vero che ora Energy Power e tutta la compagnia si stanno occupando di comunità energetiche per non perdere, per avere il controllo. Però è altrettanto vero che questa alternativa è possibile e credo che si debba anche guardare a quello che è possibile, anche se non immediatamente realizzabile, questo penso. Intervento a tacchino autoreferenziale, no, per dire due cose. Che a parte su questo pezzo sta lavorando perché c'è una CERS, che è la CERS Illuminati Sabina, che è nata con un impulso fondamentale dato dal nostro gruppo locale di quel territorio. E questo credo che sia importante riconoscercelo, perché insomma siamo qui a parlare, a fare dibattiti ad approfondire, ma poi siccome l'autoformazione è finalizzata un po' all'azione dalle nostre parti, è bene che ci diciamo e diciamo dove siamo in grado di fare partire anche direttamente questo passaggio dall'io al noi, che può portare, tanto per citare il titolo di quello che sarà domani mattina la nostra tavola rotonda finale, che può portare nelle piccole comunità in particolare a ragionare sull'autosufficienza energetica o almeno al risvolto sociale del poter permettere il pagamento delle bollette a cittadine e cittadini che non sono in grado di farlo. E poi invece la domanda, rigassificatori, a che punto siamo, diciamo, in questo paese nel contesto più generale? Perché autoreferenziale? Perché alcuni dei nostri comitati locali, penso a Savona e dintorni, si stanno battendo contro queste situazioni, per cui vorrei un approfondimento visto che sono stati citati. Grazie. Rigassificatori, cioè siamo messi che l'Italia già ne aveva tre, quello di Rovigo, quello di Livorno e quello di Pagliaia, vicino alla Spezia, e l'unico che è stato utilizzato nel corso degli anni in maniera, diciamo, abbastanza significativa è quello di Rovigo. Gli altri, Pagliaia è vecchio, molto vecchio, stanno facendo dei lavori di adattamento, quello di Livorno sotto utilizzato cronicamente. Comunque, quando nel 2022 si è detto c'è la crisi, servono altri rigassificatori, passeremo appunto al 40% di gas coperto da LNG, e sono stati proposti questi due nuovi progetti, uno a Ravenna e uno a Piombino, che dovevano servire alla fase di emergenza, 3 anni, avevano detto. Invece SNAM ha chiesto dei permessi praticamente permanenti, cioè di 25 anni per entrambi. Ora, a Ravenna la situazione è che diciamo, non c'è stato questo sollevamento popolare, perché insomma, lo sapete anche voi, il territorio è abbastanza feudo di ENI, quindi molto strutturalmente collegato a quel tipo di industria, e invece, e quindi quello è in costruzione con delle difficoltà tecniche. Invece a Piombino si è creata una situazione completamente diversa, e che ha portato SNAM l'estate scorsa, cioè 2023, a lanciare a inizio agosto questa proposta di spostare il rigassificatore dopo 3 anni da Piombino a Vado Ligure, dove dovrebbe rimanere invece per altri 20 anni. Quindi a Vado Ligure c'è stata la sollevazione popolare tra Vado e Savona,
giustamente anche perché quello è un territorio che è proprio, cioè risponde esattamente alla descrizione del territorio di sacrificio, cioè hanno dato tutto in termini di malattie, in termini di salute, in termini di presenza di industria pesante, la centrale del carbone che insomma, è servita a una lotta veramente di decine di anni per riuscire a chiuderla, e gli hanno fatto la centrale a gas sopra quella, quindi diciamo un territorio veramente martoriato. E questa cosa probabilmente Snam non se l'aspettava, perché Totti aveva aperto le porte, i portoni per questo rigassificatore, e abbiamo visto anche la fine che sta che ha fatto Totti. Comunque, diciamo, la situazione adesso è che è talmente, come dire, diventata complicata questa faccenda, che siamo a una situazione in cui le osservazioni che sono state mandate sono talmente tante che Snam deve ridefinire il progetto, quindi anche questo partito con procedura semplificata ad agosto, a gennaio doveva essere chiuso tutto, siamo arrivati a settembre e non hanno chiuso niente, però chiaramente è ancora una partita tutta aperta, cioè lì il territorio ha risposto, penso che probabilmente hanno fatto tutto quello che si poteva fare, ma la, diciamo, è ancora da vedersi se si riesce veramente a bloccare questa cosa. Il dato di fatto è che sull'onda della famosa crisi dell'emergenza energetica del 2022 in Europa c'è stato un boom di progetti per liquefazione, cioè di cosiddetti rigassificatori, quindi impianti di rigassificazione del gas liquido, ben al di sopra dei bisogni. Quindi siamo in una situazione in cui si stanno costruendo impianti che sono tre volte superiori alla necessità reale del, diciamo, dell'economia europea, al netto del fatto che tutto quello che è successo avrebbe dovuto farci capire che il tema non è da chi compriamo il gas, ma il tema è come smettiamo di comprare gas e come iniziamo a costruire un sistema diverso. Quindi quello che diciamo anche noi, anche nel sostegno ai vari comitati del territorio tra Savona e Vado Ligure, è proprio che questi rigassificatori non servono, quindi non sarebbero serviti dall'inizio. Ma anche tolto questo periodo di 3 anni di cosiddetta emergenza, bisognerebbe chiuderli, rivenderli, rimandarli all'emittente. Tanti altri paesi hanno scelto invece di comprare questi impianti sempre FSRU, quindi navi adattate alla rigassificazione, allo stoccaggio del gas, invece di comprarli, di affittarli, che è una scelta che ti permette molta più flessibilità nel dire quanto tempo lo tengo, è veramente una soluzione tampone. Invece in Italia no, si sono comprati, sono fatti i lavori, si fanno impianti che sono praticamente permanenti, per cui diciamo che come dire, al di là del sostegno alla lotta a Vado, serve proprio un lavoro molto più forte di pressione su queste aziende e chiaramente anche sul governo, per dire, cioè, che il problema è la dipendenza dal gas, quindi è quella che bisogna rompere, e si torna al punto di inizio di tutta questa discussione, no? Che, cioè, è quello un po' il tema fondamentale. Aggiungo qualcosa sulla carceria? Sì. Per quanto riguarda l'intervento sulle batterie, eccetera, e sull'innovazione tecnologica, certamente si possono trovare delle nuove, si deve innovare, si deve innovare con la ricerca pubblica. In verità la ricerca fatta dai privati è vero che va nel senso di, appunto, aumento del profitto di fatto, ma è finanziata tanto da soldi pubblici. E c'è tutta la narrativa dello stato imprenditore, che penso l'abbiate sentito parlare di Mariana Mazzucato, che dice che
nel senso effettivamente tutta la ricerca pubblica durante la guerra fredda, di fatto la seconda guerra mondiale, la guerra fredda poi ha prodotto gli smartphone, il GPS e tutto quello che abbiamo adesso. E questo è vero, c'è tanta narrativa sulla mission oriented policy, l'innovation policy, cioè lo Stato decide un obiettivo e finanzia quell'obiettivo. Quello che è stato fatto per esempio con il vaccino Covid, che può essere d'accordo o meno, è stato prodotto in meno di un anno in momento di pandemia. Se noi consideriamo la crisi climatica come un'urgenza qual è possibile benissimo, diciamo, focalizzare le risorse pubbliche nella soluzione tecnologica che richiederà meno estrattivismo, meno materie prime, che però non possiamo pensare come risoluzione di tutti i mali, perché appunto il sistema che abbiamo è comunque insostenibile. Però ad oggi una fonte energetica priva di conseguenze non ce l'abbiamo. Sì, sicuramente le risorse pubbliche potrebbero essere devolute in modo molto più sensato in una ricerca pubblica per fini sociali centralizzata, che quindi eviti la dispersione di risorse, manca la volontà politica per farlo, e soprattutto un tipo di ricerca che si basa tanto sulla ricerca inutile che è stata fatta in precedenza. Cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale si è deciso di regolare le risorse della fisici che stavano speculando riguardo la materia, quindi cose inutili, diciamo, dal punto di vista produttivo, per fare una bomba. Hanno deciso che dovevano vincere la guerra e volevano fare la bomba atomica, e quindi sono riusciti pochi anni durante la guerra a veicolare quella ricerca inutile di fisica teorica verso uno scopo pratico, bellico. Si può fare lo stesso, ma c'è innanzitutto una povertà anche di ricerca inutile, perché i vari tagli degli anni che sono susseguiti alla ricerca senza scopo sono, insomma, hanno impoverito quello che è il tessuto scientifico da cui poi nascono delle invenzioni importanti. Quindi da un lato bisognerebbe finanziare quelle, e dall'altro veicolare le risorse anziché dare finanziamenti a pioggia alle imprese, veicolarli su obiettivi sociali utili. Per quanto riguarda le batterie, ci sono anche le batterie al sale, che sono molto più avanzate di quelle alle alghe. Semplicemente adesso le imprese che stanno producendo auto elettriche si stanno integrando la filiera verso anche l'applicazione delle risorse del litio, e quindi di nuovo ci sono investimenti verso un tipo di produzione piuttosto che un altro, dettate dall'acquisto. Per cui è importante, appunto, cioè, di nuovo l'azione pubblica può cambiare questo, ma è necessario prendere sull'azione sul pubblico affinché cambi la direzione. Se ci sono pressioni diverse, insomma, è importante appunto essere consapevoli delle dinamiche che ci sono dietro e agire di conseguenza. Buonasera, mi chiamo Luca, faccio parte di un'associazione che da anni lotta, siamo di Livorno, Porto Pulito, contro l'inquinamento da fossili, in particolare del porto. E volevo fare un paio di domande, mi serve però una piccola premessa. Livorno è un territorio sacrificabile, mettiamola così, anzi sacrificato a causa della violazione della raffineria, proprio però della raffineria del petrolchimico Eni, a causa di un inceneritore che importa rifiuti da mezza Toscana, e a causa del porto. Allora, noi ovviamente come associazione, anche per avere, come dire, un impatto più significativo nei confronti della popolazione, puntiamo il dito fondamentalmente sul fossile, però non ci sfugge il discorso che faceva Marco prima, che spostare l'attenzione dal fossile a un altro mezzo indirettamente, ma altrettanto inquinante, non è una soluzione. No? In questo senso, quest'anno abbiamo cominciato a fare un discorso molto critico nei confronti delle crociere, perché le crociere sono un modello industriale, no? Evidentemente, di turismo di massa, che non si giustifica da nessun punto di vista. L'inquinamento delle crociere, come sapete, è quattro volte quello di tutto il traffico aereo e di altre. Una delle cose che suggeriamo è, ad esempio, l'elettrificazione delle banchine, che è una situazione su cui c'è stato un investimento importante del PNRR, ma di cui non sappiamo ancora quali possono essere gli sviluppi, perché le navi non sono tutte quante
attrezzate in quant'altro, non sappiamo quant'è l'energia che serva, ma appunto quello che noi vorremmo mettere in discussione è il fatto che serva tutta quell'energia. Quest'anno ricordo ci sono stati 300 procedure, anzi l'anno scorso 300 procedure, quest'anno ce ne saranno 400, quindi c'è un 33% di crescita. E si tratta di città galleggianti dove ciascun crocierista consuma 8 volte quello del consumo di ciascun abitante al giorno, e questo introduce la prima domanda, e dove si consumano dai 10 ai 12 megawatt, soltanto per tenere accesi tutto il baraccone, ristoranti, palestre e quant'altro c'è ancora. Quindi la prima domanda è, parlavate prima delle comunità energetiche ed è, condivido quanto sia importante non soltanto dal punto di vista energetico, ma dal punto di vista sociale, che le persone si riappropriano della possibilità di decidere quanto vogliono consumare, anche perché altrettanto dovrebbero poter produrre. Però la domanda è: quanto incide la produzione privata rispetto al monte totale di energia che in questo momento si ritiene necessaria? Torno a ragione. Cioè, quanto incide invece la produzione industriale e commerciale? Qual è la leva che si fa più importante, ma qual è la leva che attraverso una transizione tramite le comunità energetiche si può agire per cambiare, come stavate dicendo, ad esempio l'assetto della rete? Perché se dalla parte là si continuano non solo a aumentare del 33% ogni anno le crociere, ma continuare a sviluppare un'economia volta allo spreco, di questo si tratta, forse questa leva non è così elevata. Affrontare il problema delle navi, e questa è la seconda domanda, ci ha portato anche a interessarci a fare un'osservazione, delle varie osservazioni al Ministero dell'Ambiente sul tema della bioraffineria. Allora, ci saranno 100 navi in più, sono previste 100 navi in più. L'Istituto Superiore della Sanità, tra l'altro, aveva chiesto a Eni di quantificare qual era l'impatto in termini di emissioni a seguito dell'aumento del traffico navale. Eni non lo ha fatto, quindi sta continuando a fissare su quanto poi questo possa comportare dal punto di vista dell'inquinamento ulteriore. Ma la domanda che voglio fare è: qual è la vostra visione sul tema delle bioraffinerie in Italia? C'è qui mi pare di Marghera, un'altra, se non ricordo male, Augusto Piovo, nel sud, Gela, esatto, Gela. E qual è la vista dal punto di vista non soltanto delle cariche, della tipologia di cariche che vengono veramente introdotte attraverso eventuali azioni di predazione del territorio d'origine, di spostamento e quant'altro, ma dal punto di vista proprio di impatto e di impronta fossile, perché evidentemente questo materiale deve essere prelevato e portato a destinazione. Quindi nell'ottica appunto di una visione complessiva di decarbonizzazione, forse non è la soluzione ideale. Ci servirebbe anche per avere elementi ulteriori da poter così raccontare e sostenere, perché ovviamente la narrazione, così come per il crociere, e parlo del primo cittadino di Livorno che purtroppo ha vinto le elezioni anche su questa leva, la narrazione anche per la bioraffineria è quella della difesa dei posti di lavoro. Quindi c'è il solito ricatto occupazionale attraverso il quale si continua a dire ben vengono le crociere, ben vengono la bioraffineria. L'ultima cosa, la bioraffineria probabilmente serve fondamentalmente per non fare bonifiche, perché nel territorio di Livorno, territorio SIR, c'è una infiltrazione fortissima anche della falda acquifera, nelle realtà insomma dove c'è la petrolchimico. E probabilmente dire che si sta cercando di convertire, in questo primo momento sarà in parallelo, poi chissà se sarà mai, la produzione diciamo fossile con la bioraffineria, è un modo per non affrontare un altro tema importante, che è quello di risanare il territorio, perché se non ricordo male, qualsiasi attività industriale dovrebbe prima prevedere, qualsiasi nuova attività industriale dovrebbe prima prevedere la bonifica dell'esistenza anziché non dire altre iniziative. Grazie. Allora, vado io, sulla questione delle crociere, elettrificazione delle banchine, se ho capito bene la domanda è quanto pesa la parte di
industria sul consumo complessivo di energia, no? Allora, è un calcolo che noi non lo abbiamo fatto, però diciamo chi si occupa di promuovere soprattutto le comunità energetiche, eccetera, dice che con la produzione distribuita di energia rinnovabile sul territorio, quindi diciamo le comunità energetiche, idealmente potrebbero arrivare a coprire quasi 2/3 dei bisogni di energia del paese Italia, lasciando quel terzo rimasto al tema dell'industria. Quindi non solo come garantire i bisogni energetici all'industria, ma anche capire quale industria, per produrre cosa, quindi per ricollegarci anche al tema che aveva ben spiegato Beatrice prima. E chiaramente questi sono calcoli opinabili, perché se si fa la stessa domanda a Enio, a Sanno o ad altri, dicono no, assolutamente, è molto di più, eccetera, eccetera. Quindi secondo me però l'esempio che porti tu rispetto a Livorno è un tema abbastanza centrale, perché riguarda poi tutti i porti italiani. L'elettrificazione delle banchine è una soluzione che è stata appunto sostenuta dal PNRR, e le organizzazioni ambientaliste dicono che è la strada verso cui bisogna andare. Il punto è che quando si inizia a contabilizzare quanta energia serve per garantire quell'elettricità alle banchine, se tu mi dici una nave da crociera sono, quanto hai detto, 10 megawatt, cioè 10 megawatt non è poco, cioè non è assolutamente poco. Se poi si guarda a porti che hanno la parte turistica e la parte commerciale, e chiaramente sulla parte commerciale tutti dicono i posti di lavoro, eccetera, eccetera, allora ci rendiamo conto che praticamente il porto in quanto tale rischia di consumare più energia di tutta la città che ha dietro. Per cui è un tema abbastanza delicato, e sulle navi da crociera chiaramente se uno deve scegliere andarci o crociera va via prima la crociera, perché è proprio, cioè, il business dell'inutilità. Però anche sulla parte merci avrebbero fatte delle riflessioni, perché comunque è tutto un settore che punta al gigantismo, navi sempre più grandi e porti sempre più grandi, scavare i fondali, e nuove piattaforme tutte sul mare, caso La Spezia, altre città stanno facendo la stessa cosa, quindi chiaramente si va verso una direzione che è energeticamente insostenibile, e soprattutto è insostenibile se si pensa a una transizione verso le rinnovabili, perché quel modello lì è intrinsecamente dipendente dalle fossili. Cioè, possiamo elettrificare le banchine, ma poi ci serve una centrale a turbogas per produrre tutti quei megawatt di potenza che servono solo alla nave da crociera per quelle 24 ore in cui sta ancora là. Quindi questa cosa qua è assolutamente un tema che non viene, in Italia almeno, non viene granché dibattuto, e in altri paesi forse un po' di più. E noi avevamo lavorato in passato, perché tra l'altro, e se si va a vedere poi quali sono le grandi società che stanno dietro a tutto questo, troviamo casi come quello di MSC che noi avevamo studiato, che porto per porto stanno diventando dei monopolisti proprio. Quindi è un monopolio che cresce non solo territorialmente, ma cresce anche trasversalmente a tutta la filiera della logistica globale. E la cosa interessante è che appunto MSC è una società, cioè registrata come una società semplice in Svizzera da capofila, e che praticamente non deve neanche presentare il bilancio, quindi non si sa assolutamente nulla di come girano i soldi nella seconda più grande società al mondo. Quindi se avete interesse trovate anche un paio di rapporti che parlano di questo.
però sono assolutamente temi fondamentali. Sulle bioraffinerie, il tema che avevamo sollevato anche noi è esattamente quello delle bonifiche, però non siamo entrati mai nel merito, diciamo, proprio del progetto bioraffineria, perché chiaramente rientra nel pacchetto delle false soluzioni, cioè se uno conosce tutta la filiera dei biocarburanti si rende conto che è una filiera insostenibile, ma anche quella fondata sullo sfruttamento, sulla distruzione ambientale e anche dei diritti delle persone, per cui dal nostro punto di vista è proprio una direzione che non va presa. Altre organizzazioni, soprattutto le organizzazioni ambientaliste, invece diciamo che hanno posizioni miste su questo, quindi e poi chiaramente ci sono sempre di mezzo i sindacati che fanno esattamente quel gioco dei posti di lavoro, però io non me la sento di entrare più nel merito, perché non è un aspetto del business di Eni che noi abbiamo, cioè non l'abbiamo studiato, diciamo, in quanto tale. E quindi sì, direi sì. Allora, se non c'è nessun altro, io volevo... Posso provare? Ecco, ho tante cose in testa. Ho visto che seguivi con molta attenzione. Io non sono né uno studioso, né un laureato, né un ricercatore, né un scienziato, niente. Questi due giorni ho appreso delle cose a me estremamente sconosciute. Però con il mio piccolo cervello cerco di capire, ragionare, anche se non ho compreso tantissimo di quello che è stato detto da voi, non solo voi, anche quelli di ieri, spero domani di apprendere ancora più. Io, come cittadino comune, faccio una riflessione, perché ho capito che ci sono dei soggetti che fanno gli affari e che approfittano della comunità sfruttandola per incrementare sempre più gli affari. Ieri parlavamo della finanza del sistema industriale, della finanza finanziaria, cioè che sono le soluzioni trovate da chi ha la necessità di fare sempre più affari e di pregare non solo me, ma tutti noi che su questo cerchiamo di ragionare. Io sto notando una cosa che secondo me è una cosa che dobbiamo notare tutti, che noi nei nostri ragionamenti, nelle nostre riflessioni, nelle nostre analisi, trascuriamo un soggetto che è il soggetto, non che decidono queste cose. Chi sono i soggetti che decidono? Nei comuni, i consiglieri comunali, i consigli, la giunta, il sindaco, in provincia, che oggi non è più sotto la giurisdizione dell'elezione del popolo. Questo decido senza che noi sappiamo niente, perché tutto viene pubblicato, tutti gli atti che vengono prodotti vengono pubblicati sull'albo vittorio. E molti cittadini non sanno cos'è l'albo vittorio. Quindi i cittadini non riescono a conoscere, a capire, a prendere visione di quello che questa classe politica che noi mettiamo lì decide. A livello regionale io lo compatate, a livello nazionale siamo nella stessa situazione. Quindi secondo me qui il grosso problema è quello. Chi sono all'interno della nostra realtà sociale? Coloro che decidono della nostra vita e coloro che decidono di queste cose. Quindi noi dovremmo, secondo me, incominciare a chiamare in causa questi signori a tutti i livelli e dovremmo fare in modo che i cittadini consci e inconsci prendono conoscenza che questo è il vero problema
del sistema sociale che sta andando in una direzione che non è quella che mi sembra che noi stiamo cercando di vedere, di ragionare e di costruire. Io mi faccio marco, i beni comuni. Sono pochi i cittadini che riescono a capire che cosa sono i beni comuni. Un consiglio comunale, a mio avviso, è un bene comune, perché noi abbiamo messo lì, abbiamo delegato dei soggetti che prendono delle decisioni che molto spesso contrastano con quelle che sono le reali necessità del cittadino. E questo vale a tutti. Quindi, secondo me, nell'ambito dei ragionamenti che noi facciamo, dobbiamo incominciare a prendere in considerazione il fatto che la responsabilità nella gestione politica è di coloro che noi, votando e non votando, mandiamo a governare le nostre città. Questi soggetti noi dobbiamo spingere per far rispondere delle relazioni. Per fare questo noi dovremo lavorare per far capire ai cittadini che questo è un passaggio. Poi tutte le analisi, tutte le ricerche, tutti gli studi possono trovare la possibilità di vedere cambiare le cose. Io stamattina, Pino, giusto, ti chiami Pino. Pino, stamattina io non sapevo che c'erano questi. Chi erano? Anzi, cioè, non pare così. Non ricordo. Gli dei che comandavano, che per governare il regno avevano creato i sottodei, e quando hanno capito che i sottodei si ingabolavano perché qualcosa non gli andava, li hanno cacciati via e hanno creato gli uomini, no? E lui mi ha portato a fare una riflessione, no? Cioè, chi decide come meglio governare e come meglio eliminare coloro che rompono le scatole. Noi, questi signori, li dobbiamo richiamare al rispetto dei nostri bisogni, perché le comunità energetiche locali, sociali, sono una bella cosa, solo che abbiamo qualcuno che decide di tenerli sempre sotto il dominio. Ok? Chi ha fatto le norme che hanno creato questa situazione? Le hanno fatto i nostri soggetti politici. Quindi, secondo me, noi potremo uscire da questo tunnel, che è proprio nero, solo ed esclusivamente incominciare a chiamare in causa coloro che amministrano a tutti i livelli istituzionali, riferendoci ai dati. Poi, se vogliamo fare un chiaramento più alto, no? Dovremmo fare un lavoro di coinvolgimento, di sensibilizzazione a livello locale. Non so se sono riuscito a spiegarvi quello che c'è nella testa, ma io ci ho provato. Sì. Volevo proprio aggiungere, i decisori sono i governi in genere, i quali hanno i suggerimenti dal complesso industriale, finanziario, eccetera. Loro, come tutti, come tanti altri, fanno dei lavori e delle critiche. Ora non so, poi in realtà a livello politico questo che risonanza abbia, se ce l'ha, anche istituzionale. Questo non lo so, forse c'è un mutismo dall'altro lato. Comunque, ecco, c'è penso l'ultimo due. Come vuole. Ok, premetto che non ho visto molto di prezzo, sono arrivati tardi, e però è una domanda, forse avete già parlato, no, però il nucleare potrebbe essere una soluzione per cercare di risolvere il problema energetico di questo nostro presente, perché stavo pensando che in Germania ce l'hanno avuto, ma i verdi tedeschi hanno tolto il nucleare e adesso sono tornati tutti quanti a consumare fossile. Visto che il problema è il consumo del fossile,
il nucleare dovrebbe essere quella cosa che ci fa ripartire, perché sappiamo tutti che le energie rinnovabili non riescono a darci la quantità energetica necessaria per soddisfare tutto il fabbisogno energetico di cui abbiamo bisogno. Quindi il nucleare di quarta generazione potrebbe essere una soluzione momentanea in questo futuro, che poi comunque continuando usandolo, cioè la ricerca in atto e tutto il progresso possibile. Aggiungiamo questo, quindi che sia là. Sì. No. No, perché il tema è, e qui diciamo, come interpretare anche come diceva lei, è che noi dobbiamo ridurre drasticamente la quantità di energia di cui abbiamo bisogno. E quindi che lasciamo anche quello che diceva Marco, no? Le comunità decidono l'energia di cui hanno bisogno, no, le energie che si possono permettere per fare cosa che va deciso. Quindi va prima deciso cosa bisogna fare. Cosa ci possiamo permettere di fare? Sicuramente non automobili private, qualche pullman, e quindi con tantissimi posti di lavoro in meno, e quindi non ci preoccupiamo proprio di posti di lavoro, che facciamo prima? Preoccupiamoci di costruire un modello di società che non abbia da dipendere da una retribuzione che mi viene data da un lavoro che io mi devo cercare, per cui c'è il problema dell'occupazione. Costruiamo un modello completamente diverso di società, a quel punto sappiamo quanta energia possiamo permetterci, in funzione di quanto consumo possiamo permetterci, in funzione di quanta produzione possiamo permetterci, perché il tema energetico è uno dei problemi ecologici che abbiamo, come avete detto, c'è un problema di risorse, non solo per il litio, ma se noi avessimo l'energia nucleare, noi sfasceremo questo pianeta molto più velocemente di quanto non stiamo facendo da adesso. Io aborro l'idea di avere energia infinita, perché sarebbe il modo per cui l'umanità distrugge ancora più rapidamente il pianeta. E quindi il tema fondamentale è oggi di smettere, per esempio, di far circolare l'anima, che poi l'elettricità che non sono quando sono nel porto, ma da un porto all'altro consumano fossili. E a meno che non mettiamo dei velieri, che potrebbe essere una soluzione per quelle poche cose che si devono spostare da una parte all'altra dell'oceano, noi il tema complessivo non lo affrontiamo seriamente. Questa è la mia riflessione del decrescente, purtroppo Marco il decrescente qua ce l'hai sempre, e quindi devi uscire ogni volta. O mi cacci oppure il mio intervento decrescente lo faccio sempre. Grazie. lo so. Allora, io direi due piccole note conclusive, se volete. Grazie, avete già risposto. Poi personalmente, comunque la tecnologia del nucleare è vecchia di 50 anni, almeno 50 anni, con gli anni attuali, i miei attuali. Francamente è anche una questione politica, è anche una questione... Dal punto di vista ambientale come missioni, sì, produce missioni, insomma, tutto il resto, non sappiamo delle scorie, non sappiamo dove c'è la CO2, adesso c'è il problema delle scorie, c'è il problema che costruire una centrale nucleare, insomma, richiede 50 anni e l'arricchimento del bilancio, di un'intera nazione, con il rischio che poi un solo incidente, insomma... Possiamo dirlo chiaro, la quarta generazione non esiste. Stiamo portando le priorità della Francia in questo momento, quindi noi abbiamo bisogno di energia in ogni caso, e la CO2 è la cosa che crea il cambiamento climatico. Se togliamo la CO2 dal nostro sistema, riusciamo a migliorare il nostro futuro, in quanto la CO2 è l'unico reale problema del cambiamento climatico. Non è assolutamente bello, la CO2 è uno dei tanti problemi, è solo l'unico che viene considerato, ma l'estrattivismo, l'uso delle materie, la acidificazione degli oceani, le emissioni di metano, le emissioni di tutte le altre piccole particelle che non sono CO2, che non consideriamo, sono anzi peggiori, cioè il buco dell'ozono non l'ha fatto la CO2. Si sta chiudendo per un periodo, si è chiuso per un po' si è aperto, si sta chiudendo quando hanno vietato i pesticidi, le cose che erano. Abbiamo il problema delle cibe del bacio, banalmente, c'è un problema fisico per cui il pianeta non sta riuscendo più a riprodurre il suolo ad una velocità tale per la produzione agricola, e quindi il glifosato sta aumentando la produzione primaria di terre. Quindi risolvere la CO2 in sé
non è, a parte che se noi adesso anche spegnessimo tutto in questo momento, la temperatura comunque si innalzerebbe di 2 gradi, quindi comunque abbiamo superato il limite dell'aumento di 2 gradi, perché poi le politiche si hanno, appunto rimaniamo ancora appunti, ma anche sotto 1,5 gradi, quindi comunque l'inquinamento della CO2 presente, già presente nell'atmosfera, è abbastanza per devastare tutto. Però se si, è comunque una questione politica, e dal punto di vista ambientale non ho ulteriori domande. Comunque penso che risposte, scusa. Comunque penso che in generale sia importante sempre capire che tutte le soluzioni sono delle comunità, sono, cioè, non possiamo agire da colonizzatori dei territori e delle risorse. Quindi qualsiasi soluzione che si troverà sarà una soluzione collettiva, contrattata, e sarà una soluzione che insomma deve nascere dalle comunità. Per cui se una comunità dovesse decidere di, non lo so, adesso non voglio, meglio stare, insomma, non sulle ipotesi, però comunque andare verso un modello decisionale per cui ogni comunità può essere padrona delle proprie risorse, della propria energia, del modo in cui vuole gestire e produrla. Quindi questo secondo me è fondamentale. Sì, sì, no, guarda, la questione nucleare è un incubo, nel senso che penso sia, cioè, la domanda che ci viene fatta più spesso, e siamo pappinati di nuclearisti che continuano a rifarla, questa domanda. E cioè, il problema è che forse è un peccato che tu non abbia seguito tutto il dibattito, perché siamo partiti proprio da lì, cioè se il problema sta nel modello e sta in una produzione centralizzata di energia, sicuramente non andiamo a risolvere assolutamente nulla. E se il problema è la democrazia, non andiamo a risolvere nulla. Se il problema sono i rischi a cui veniamo esposti, non andiamo a risolvere nulla. E quindi diciamo che per me è proprio un non tema, cioè non è quella, non è la direzione, e non è verso dove almeno noi stiamo mettendo le nostre energie. E appunto per cercare di creare un cambiamento reale, per cui come dal punto di vista, diciamo, di Recom, della mia organizzazione, noi non abbiamo mai guardato al tema dei cambiamenti climatici come un tema di molecole di CO2 da ridurre, da catturare, è proprio una prospettiva completamente diversa. Quindi partendo da un punto di vista di giustizia sociale, si va a cercare soluzioni, diciamo, in direzioni completamente diverse da quelle del nucleare. Quindi questo. Grazie veramente a tutti e a tutti per l'attenzione, la partecipazione e la pazienza. Rapidissimo per voi. Non dico a me che mi sono stancato di sentire domande troppo lunghe. Allora, adesso dico una cosa che proprio non è sensato dirla, per me avrei preferito parlare di altri argomenti, ma siccome voi è molto giovane, e io trovo che le domande sono tutte giuste, e gli interrogativi sono sempre una cosa buona. Però io qui è stato sottolineato varie volte, diciamo, questa opposizione tra chi ha il potere al mondo, il sistema capitalistico che governa, le scelte, la politica, i destini di tutti nel mondo, opposto a quella che dovrebbe essere una democrazia popolare più diffusa su tutto il pianeta. Però questa storia dell'energia, il problema è cosa ne facciamo dell'energia utilizzata. No? Ora, il cambiamento climatico e la questione energetica non è il problema più grande del pianeta. Cioè, il problema ecologico non è il problema principale presente sul pianeta Terra. Io non è per essere pessimista, ma non è che dobbiamo stare attenti a qualche disgrazia, diciamo, probabile, no? Eventuale. È già accaduto. Cioè, la Terra già soffre di malattie quasi incurabili, già adesso. Se facciamo finta che il capitalismo è una cosa buona, noi non la critichiamo, va bene così, no?
non abbiamo alcuna critica a fare, nessuna critica da fare a come funziona il mondo. Il mondo è già stato distrutto. I fondi marini sono distrutti, la vita animale, la vita vegetale, il pianeta non ce la fa più. Le soluzioni ingegneristiche non esistono. No? Ecco, ora, poi le due ritirate sulla ricerca del nucleare, inquina come? Dove va il l'uranio? Tutta la filiera di produzione e approvvigionamento, di trattazione, di lavorazione è altamente inquinante. In più, le zone dove è presente l'uranio sono proprietà di ex nazioni colonialiste, cioè non garantisce, diciamo, un minimo di pulizia. Però, siccome io ho fatto l'intervento in ritardo, troppo lungo, eccetera, no, ho detto che non sarebbe stato. E allora ci salutiamo, penso, e ringraziamo sia Energia Vista che Beatrice Negro e a tutti voi. Adesso c'è la manifestazione.